In qualità di sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, rivolgo il mio saluto e il mio ringraziamento a tutti gli ospiti dell'istituzione Sant'Andrea e agli operatori sociosanitari che garantiscono il funzionamento dell'istituto. Da 3 anni faccio parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi e altrettante volte sono venuto qua in visita. Ma non mi sono ancora stancato di vedere persone che affrontano l'età con il sorriso, dando un bellissimo esempio di saggezza a noi giovani. Finisco poi con ringraziare nuovamente tutti gli ospiti e tutte le persone che si impegnano per l'assistenza dei primi. Anche se in una sede inconsueta, questo è stato un vero e proprio consiglio comunale e spieghiamo che cosa è stato deciso. 4 erano i punti all'ordine del giorno. Una è la visita al Consiglio regionale Regione Lombardia che si svolgerà martedì 8 maggio. I ragazzi avranno l'opportunità di assistere a una vera e propria seduta del Consiglio regionale. Seconda delibera, visita all'ex FLAD, dove sono in attività diversi ragazzi diversamente abili. In quell'occasione i ragazzi del Consiglio Comunale porteranno anche dei multistrati di pioppo che servono a questi ragazzi per realizzare diverse iniziative che loro fanno nel corso di falegnameria. Terza delibera invece è la giornata ecologica che organizzano per sabato tutta la scuola secondaria di primo grado di Clusone, sabato 19 maggio, lungo il percorso della pista ciclabile, accompagnato dai volontari della Protezione Civile degli Alpini e assistiti dal personale del Comune di Clusone, faranno pulizia lungo il percorso ciclabile e avranno modo anche di vedere come l'inciviltà di alcuni ha purtroppo ridotto la pista ciclabile, in particolare i lampioni. Quarto, ma non meno importante, è la realizzazione di un murales che dovrebbe andare a sostituire il murales ormai troppo rovinato che c'è lungo il sottopassaggio di Viale Cosmini. Il lavoro è stato prodotto da tutte le diverse classi, le 16 classi hanno prodotto un bozzetto, questa mattina il Consiglio ha scelto quello che è insindacabile giudizio, loro ritengono il migliore. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha scelto quello prodotto dalla terza D, sostanzialmente da un verso ci saranno i monumenti più significativi di Clusone e dall'altro invece luoghi e simboli della città di Clusone, compreso ovviamente il simbolo più importante, che è il logo della nostra città. Saranno gli stessi ragazzi a realizzare il murales? Quando cominceranno? Saranno i ragazzi di tutta la scuola media accompagnati durante l'ora di educazione artistica dai 2 insegnanti, il professor Bertoni e la professoressa Scandella. Il lavoro dovrebbe iniziare, tempo permettendo, con il mese di maggio per concludersi entro la fine di maggio. L'idea è quella per il 2 giugno di consegnare questo murales nuovo alla comunità di Clusone.